più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Un teatro splendido, Villa Torlonia, siamo qui per un concorso lirico internazionale, in compagnia della presidente di giuria. Intanto cerchiamo di capire come siamo arrivati a questa giornata. È stata una giornata, siamo arrivati a questa giornata con tanto stress perché erano 124 concorrenti e ne abbiamo dovuti scegliere 13. Devo dire tutti di un grosso livello e quindi è stato ancora più difficile. Però devo dire che in questa sede è la cosa bella, perché io sono una cantante lirica ovviamente. Non c'è stata nessuna interferenza, perché dove sono io sono molto severa, perché deve vincere per me il migliore, quindi non ci devono stare raccomandati, e in questa sede posso assicurare al 300% che non c'è stato nessun raccomandato, quindi vincerà il migliore o la migliore praticamente. Questo non vuol dire che vincendo un concorso si faccia carriera, questo non è vero, perché la sottoscritta, come ho detto ai ragazzi che sono stati eliminati, io partecipai a due concorsi e non ho vinto nessuno di tutti e due, però sono 50 anni che canto. Quindi, questo è potuto servire, perché non è presunzione la mia, io li ho ascoltati con enorme attenzione, uno per volta, quindi posso dire loro i loro difetti, quello che devono fare per migliorarsi. Partecipare quindi a un concorso vale sempre la pena di farlo, proprio per misurarsi e per capire là dove ci sono i difetti, anche perché nella musica non si finisce mai di imparare. Allora, entriamo nel tecnico. Quanti i membri della prestigiosa giuria? Ma di membri siamo il direttore artistico di Toulon, il direttore artistico di Bonn, il direttore artistico di San Paolo, e siamo a tre, il direttore artistico di Madrid, il direttore artistico delle Canarie, e poi ci sono io, poi ci sta la regista Vivien, siamo un 8-9 di noi. E grandi nomi. Il pubblico invece che ruolo avrà questa sera? Io veramente questo non lo so se il pubblico voterà oppure no, ma ci sono anche gli eredi del maestro Zino che avranno diritto, come critica, loro giudicheranno, come critica daranno un premio a uno dei ragazzi. Questi ragazzi, secondo lei, cosa si aspettano da questo concorso? Vogliono arrivare al premio per una questione economica, che oggi, non nascondiamolo, comunque serve, o vogliono arrivare qui per avere la vetrina ed un probabile potenziale ruolo magari in carriera? Sì, sicuramente questo, oltre questo concorso, c'ha anche una finalità, perché come lei avrà letto c'è il fatto di mettere su il barbiere di Siviglia, Gianni Schicchi, su Angelica, quindi è una vetrina ovviamente, oltre a partecipare e vincere avranno modo di veramente di far valere cosa valgono in tutta un'opera e non solamente in una romanza. Presidente, la lascio perché tra poco cominciamo la finalissima. Le chiedo questo, per lei, proprio da Presidente, i tre requisiti essenziali per il vincitore. I tre requisiti: grande musicalità, grande umiltà e grande abnegazione. Perché servire la musica ci vogliono questi tre elementi. Grazie dei suoi preziosi consigli e buon inizio naturalmente di concorso.